il comune di Crotone ha ricevuto in dono un defibrillatore semiautomatico con teca allarmante. L'iniziativa è stata ideata dal club Sor Optimist, presieduto da Serenella Galdieri. Il defibrillatore è stato posizionato nella piazzetta retrostante la chiesa di Santa Maria Protospataris, davanti a Palazzo De Maida, area del centro storico pitagorico, molto frequentata per via della concentrazione di locali di intrattenimento serali, soprattutto da parte dei giovani. Abbiamo pensato a questo defibrillatore di posizionarlo nel centro storico, dove c'è molto popolato da giovani, e lo riteniamo molto utile perché in questi vicoletti è molto difficile che possa arrivare un soccorso in breve tempo. Sono delle pratiche salvavita. Allora, intanto mi faccia dire il mio orgoglio per partecipare a questa, attivamente a questa iniziativa fortemente voluta dal Sor Optimist Club che io rappresento, ma anche dalla SIMEUP come società scientifica che ha fatto la formazione. Diciamo che questo progetto parte significativamente dai dati che abbiamo in Italia. Sono ancora 60.000 all'anno morti improvvise per arresto cardiaco. Sindaco, c'è questo grande attivismo delle donne, delle socie del Sor Optimist International di Crotone. Sì, grande attivismo, e il Comune di Crotone ha collaborato per fare in modo che questo defibrillatore fosse installato qui. È importante fare prevenzione, ma è importante anche agire nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Ecco, quindi un plauso a questa iniziativa e a tante altre iniziative che Sor Optimist fa per la città di Crotone. Ecco. Il Comitato Centro Storico di Crotone segue questa come tante altre vicende che interessano il cuore antico della città. Ma sicuramente sono delle iniziative molto importanti che potrebbero, e auguriamoci mai, salvare vite umane, quindi quando si tratta di questo o quando si tratta di tante altre cose il Comitato è sempre presente e cerca di dare il proprio contributo.